Buonasera cari telespettatori di Teleprima, martedì sera come di consueto qui con Area Gol, appuntamento importantissimo, parleremo infatti del campionato, la vittoria del Napoli contro il Chievo Verona in trasferta, da sempre bestia nera degli azzurri, ma ovviamente saremo focalizzati sull'Europa League. Alle spalle ci eravamo lasciati praticamente in procinto di Arsenal-Napoli, che non è andata assolutamente bene per gli azzurri, però giovedì c'è la gara di ritorno al San Paolo, che sarà da dentro fuori. Prima di tutto però godiamoci la nostra sigla. Sigla, ora non mi resta altro che presentarvi i miei ospiti, una puntata, vi preannuncio, scoppiettante e molto seriosa, assolutamente non è vero. Alla mia destra il nostro, iniziamo subito, il nostro tifoso bianco-nero, il mio braccio destro bianco-nero, Aldo Cavallo degli Isolati Fenomeni, buonasera. Di là passo dopo, con le presentazioni. Alla mia sinistra, Luigi Montella e Mario Venditto, Club Ciao, Napoli Alessia, di Cercola. Ciao Alessia. Ancora alla mia sinistra, per poi estrema passare sinistra, alla mia destra. Vado Bertino Piano, so io. Estrema sinistra, un graditissimo ritorno. E cosa ci è voluto, amici telespettatori, per riportarlo qui ad Area Gol? Non vi dico proprio. Domenico Imperatore, collega e responsabile rapporti con gli enti di Acquatech. Buonasera. Buonasera a te Alessia e buonasera a tutti gli amici da casa. Domenico, che è imprescindibile da un collega che stimo tantissimo, un amico, Guido Gaglione, il Partenopeo. Buonasera. Salve, buonasera Alessia. Un saluto anche a Domenico. Mi dispiace che ogni volta invito anche Domenico, chissà perché. Anche se ho preferito il bianco-nero a lui stasera. Esatto. Abbiamo detto tutto con questo, praticamente. Esattamente, anche perché Domenico ha detto: sono venuto qui ad Area Gol esclusivamente per Guido, quindi è vero, responsabilità è vero. Come al solito. Tranquillizziamo però gli amici da casa, che è un commento di, diciamo così, di professionalità, di amore per quello che fa. Si sta imbarazzando. Non per altro. Si sta imbarazzando. Sì, si è molto imbarazzato. Guido, inizio subito con te, visto che hai anche il microfono. Una settimana, sia quella trascorsa che l'attuale, impegnativa per il Napoli. Una bella vittoria in campionato, ed era ciò che ci voleva dopo la sconfitta degli azzurri in trasferta contro l'Arsenal. Subito giovedì si ritorna al San Paolo. Come arrivano gli azzurri a questa gara importantissima? Maluccio. Secondo me Maluccio. Non, diciamo che... dovevo guardare? Guarda! No, Maluccio nel senso che diciamo che è un po' che abbiamo... smarrito un po' la rotta, il Napoli non mi convince da un bel po'. Abbiamo avuto un periodo abbastanza positivo nel quale mi era sembrato di vedere una quadra che funzionasse, e invece nell'ultimo periodo, Roma a parte, anche se poi per quelle che sono le condizioni della Roma, mi sembra che sia stato più un demerito loro che merito nostro per come è andata a finire. Però in linea generale mi sembra che le cose non vadano benissimo. Certo, a Verona abbiamo vinto, ma voglio dire, sarebbe stato assurdo il contrario. Non vedo parecchie falle, vedo meno convinzione dei calciatori, vedo meno coesione, vedo meno
qualità nel gioco, vedo un ritmo che non è più quello che dovrebbe essere e quindi sono ovviamente preoccupato per giovedì. Non è una partita semplice, certo, la potremmo anche fare la partita dell'anno, però non sono ottimista, non sono ottimista. Mi preoccupa soprattutto l'aspetto mentale di questa squadra che sembra venir meno sempre nei momenti decisivi, nei momenti importanti. Ecco, non ci si aspettava soprattutto l'atteggiamento con il quale il Napoli è entrato in campo contro l'Arsenal, Guido. Io sono rimasto abbastanza sconcertato. Speravo, non voglio dire credivo, però speravo che la presenza di Ancelotti, diciamo, bastasse quest'anno per svoltare in tal senso. E invece mi sono accorto che non è così. Credo che questa squadra abbia dei problemi proprio strutturali per affrontare un certo tipo di pressione, cioè viene puntualmente meno al cospetto dell'appuntamento importante. Quindi non sarà certamente Ancelotti a cambiare questo aspetto. Sono abbastanza deluso da questo punto di vista, perché dopo Sarri, voglio dire, non mi aspettavo di vedere un gioco migliore. Sarebbe stato molto molto complicato. È vero. Però mi aspettavo una miglioria da questo punto di vista, invece non c'è stata. C'è stato un grosso passo indietro. O meglio, se non vogliamo parlare di grosso passo indietro, c'è stato comunque non c'è stato un miglioramento. Ecco. Te ne posso citare tante. Milano quest'anno, quarti finale di Coppa Italia, con l'Arsenal abbiamo avuto lo stesso approccio pessimo. L'anno scorso a Firenze abbiamo perso nel famoso albergo. Insomma, è una squadra che non ha al suo sembra avere, perché oggi ho quest'idea. Sembra non avere al suo interno colui che è capace di tenere un po' le redini della situazione, dare la carica anche in campo. Io per esempio ho visto dei giocatori basiti nella mezz'ora di Londra, nella prima mezz'ora, no? Cioè nessuno capace di reagire, scuotere l'altro, impassibili, come un pugile che le prende Forse da in più tutti in i palla fronti. era Meret il più giovane, poi tra i più Esatto, giovani, esatto. esatto, esatto, esatto. È quello che ha manifestato una tempra più forte, ma gli altri proprio non lo so. Ripeto, certo, potrebbe succedere, spero che accada una grande rimonta giovedì, però immaginare una squadra anche che arrivi in finale, bene, non oso immaginare che tipo di reazione possa avere emotiva, dinanzi poi a quella pressione. È vero, è vero. E quindi è questo che mi fa essere preoccupato. Domenico. No, diciamo che ero travolto dal suo entusiasmo, devo essere sincero. No, però al di là degli scherzi, può sembrare strano, ma su alcuni punti sono d'accordo con Guido, soprattutto dal punto di vista della personalità. Laddove in diverse partite, è venuto decisamente meno. Sinceramente, il primo tempo di Londra mi ha parzialmente colto di sorpresa, perché il Napoli, da un punto di vista proprio delle motivazioni, aveva staccato la spina già prima di Roma, ecco, come diceva giustamente Guido. Non si tratta tanto di disfattismo. Però le partite in campo le vediamo tutti quanti e ci si aspetta sempre quel salto di qualità che al momento giusto non arriva, dove per salto di qualità non è necessariamente un risultato positivo, ma è la partita che va a disputare la squadra che puntualmente non arriva, laddove invece speri, tu da tifoso, tu da addetto ai lavori, possa arrivare. Cioè a Londra si può perdere 2-0. Quello che non piace è perdere in quel modo, È cioè vero. come se avessi dato la sensazione di non averla giocata, soprattutto da un punto di vista mentale, perché là quelle partite, soprattutto a Londra, non le vinci per forza con un aspetto squisitamente tecnico, le vinci con la testa. Esempio eclatante
le due occasioni da gol. Cioè tu per assurdo, se sei una squadra mentalizzata, almeno una delle due la palla la butti dentro. E 2-1 stiamo parlando di un altro discorso. Certo, quindi un altro ritorno. Di un altro ritorno, ecco, perché certo. Sinceramente quelli sono i momenti in cui, cioè, il calciatore ti fa la differenza. Poi puoi giocare con il Chievo e vincere fuori casa, voglio dire, penso che è cosa abbastanza scontata. Ovviamente questo cosa vuol portare? Non a dire che non ci possiamo qualificare, assolutamente. Io mi auguro, da tifoso del Napoli, che si possa ribaltare il risultato. Però per fare in modo che ciò avvenga ci vuole veramente un altro Napoli che non è quello degli ultimi mesi. Ecco, questo è quello che penso. È chiarissimo. Aldo, il tuo punto di vista, cos'è mancato al Napoli a Londra? Beh, hanno detto tutto loro, è mancata assolutamente una spinta nel voler cercare di fare il risultato. Mi ricollego a quello che è stato appena detto, mi sembra che ci sia la mancanza di un leader all'interno del Napoli nello spogliatoio, quello che poi nel momento clou dà la carica, no, è quello che poi deve dare la carica nei momenti difficili, non solo alla squadra, deve caricare il pubblico. Questo è quello che vedo che manca in Napoli. Però tutto sommato io non sono così disfattista, perché l'Arsenal fuori casa è una squadra assolutamente battibile. Il Napoli ho visto che ha fatto una formazione straoffensiva, mi sembra il 4-2-3-1, quindi poi 4-2-3-1, uno dei due è Zielinski, quindi veramente straoffensiva, secondo me può fare il risultato ampiamente, assolutamente. Ci piace questo ottimismo, Mario? Beh, voglio dire, è di integrazione, no? Come sono bravi, eh? Mario, attento a quello che dice. Vabbè, diciamo che noi, anche almeno da parte mia, dicevo che nella vecchia puntata, no? Che la partita più importante era quella di Londra e come affrontava il Napoli la partita, che comunque poi nel bene o nel male ti condizionava quella del ritorno. Ed è stato proprio così, è stata proprio una partita in cui il Napoli, almeno nel primo tempo, proprio mentalmente e anche fisicamente, ho visto proprio che è stato annullato proprio dall'Arsenal. Una cosa, guarda, da non credere, anche perché nel girone di Champions il Napoli, avendo affrontato delle squadre secondo me un po' più forti, no? Si era comportato benissimo, o forse era la competizione che ti portava ad una giusta motivazione, cosa che probabilmente in Europa League, però voglio dire, arrivando ai quarti comunque ci doveva stare. E la partita di ritorno al San Paolo sicuramente il Napoli la giocherà all'attacco e sicuramente farà la partita. E dicevo, ecco qua col Chievo, no? 3-0, una distrazione nel finale con l'Arsenal ti può costare cara. E questo è il problema del Napoli, proprio la giusta, secondo me, concentrazione che quest'anno proprio nei momenti chiave oggi ti è venuto a mancare. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, mi collego al fatto della distrazione. Il gol contro la Stella Rossa, quella distrazione, è costato la qualificazione. Però ecco, tornando al discorso dell'involuzione rispetto all'anno scorso, è vero che la Juve è più forte e lo sta dimostrando comunque non dall'anno scorso e da quest'anno, da 8 anni a questa parte, è proprio il Napoli che proprio quest'anno proprio è venuto proprio meno, secondo me, proprio nelle sue possibilità proprio tecniche e proprio, voglio dire, proprio di agonismo. Il fatto che la Juve comunque ha distrutto il campionato ci può stare, però il Napoli nelle partite, in alcune partite, vedi anche la Coppa Italia, nell'approccio, anche nel primo tempo, parliamo sempre nella prima parte della partita, è venuto proprio a mancare proprio come mentalità. Cosa strana che con l'acquisizione dei giocatori che noi abbiamo, comunque quella piccola maturità loro ce l'hanno. Quindi questo approccio è proprio inspiegabile, proprio dal punto di vista proprio dell'agonismo e dell'intensità, no? Che è proprio venuto a mancare. Ancelotti sicuramente non può fare miracoli. E io dissi l'altra puntata, quando Carajon sul 2-0 fece quel tiro debole, no?
la dimostra proprio la poco cattiveria che noi abbiamo sotto porta, al di là di Milik che probabilmente è il giocatore più possente, no? Dal punto di vista della, del tiro, diciamo dell'attacco, proprio come statura. Però vedo proprio che i giocatori proprio vanno proprio in una condizione, sarà stanchezza forse sotto porta, non lo so, chi corrono, non lo so, però cosa che l'anno scorso, per dire, non accadeva, no che voglio fare paragoni, però quest'anno proprio al di là del modulo, perché giustamente tu parlavi dell'anno scorso, che il modulo comunque è cambiato, l'allenatore è cambiato, sicuramente Ancelotti è una cosa strana che lui privilegia anche la parte difensiva, no? Cosa strana che, voglio dire, è stato uno degli allenatori che ha basato la sua squadra proprio nel non prendere gol. Però stamattina non ci passa. Esattamente, anche forse perché pure a Biol, voglio dire, è si sente perno, molto la, sente sua, la mancanza, sua mancanza, anche come leader. Però, voglio dire, il risultato, mo, voglio dire, sì, ti condiziona. Sicuramente il Napoli farà la partita, sperando che faccia la partita perfetta, no? Perché, voglio dire, solo quella può dare al Napoli la possibilità di qualificarsi. E l'unico timore, lo ripeto ancora, è che probabilmente, sperando che siano 90 minuti intensi e che non capita quella piccola distrazione che poi può costare caro per la qualificazione. La cura dei dettagli che fa la differenza, Luigi. La partita allora, perfetta, diciamo, è la prepara Ancelotti. Alessa, la mentalità. Voglio parlare un po' del Napoli. Tutte queste, diciamo, critiche, tutti che non sono positivi, in realtà esistono due Napoli, quello del giorno d'andata e quello del giorno di ritorno, perché un handicap è stata anche la partenza di Amsic. Poi non sono d'accordo con lui quando dice per un gol non ci siamo qualificati in Champions, no, perché se Liverpool doveva fare due gol li faceva contro il Napoli. Non ci siamo qualificati per il gol di Di Maria. E a me quello che mi preoccupa sono le parole che ha detto Ancelotti dopo la partita col Genoa. Ha detto la squadra non mi ascolta. E queste sono parole molto gravi che mi fanno pensare, sono d'accordo con Guido, l'analisi che ha fatta, perché probabilmente gli è sfuggita di mano la squadra, non lo so. Spero da tifoso che tutte queste polemiche non esistono e che faccia un bel 3-0. Si ripeta negli anni 80 i quarti di finale con la Juve, o semifinale, non mi ricordo, dal 2-0 ai regolamentari al 3-0 col gol di Renica nei supplementari. Vai Guido. No, io volevo riallacciarmi un attimo a Luigi, nel senso che le dichiarazioni di Ancelotti preoccupanti non sono state solo quelle, ce ne sono state anche altre. Quando dopo Londra ha detto ci siamo fatti cogliere impreparati, cioè è la partita dell'anno, cioè sei da mesi fuori da tutto, cioè devi preparare quella solo devi quella. Preparare insomma. Devi preparare solo quella, quindi come fai, cioè chi si è fatto trovare impreparato e perché, cioè, esattamente ci siamo fatti questo ci siamo, a chi è riferito ci siamo, chi loro chi, i calciatori, tu, tutti insieme, allora, forse tu non ti fai capire. Scusa, ma allora loro pure la società, pure la società, perché Guido non si manda via Amsic a cuor leggero, che ci sta ancora un giro di ritorno da fare, e anche Rogue poteva servire. Vabbè, Luigi, no, su Amsic io non sono d'accordo e ti spiego perché. Perché poi dalla bisogna guardare la situazione da entrambi i punti di vista. Cioè, può essere vero quello che dici tu, ma se è stato il calciatore a chiedere di andare via, ed è così perché l'avevo visto già in estate, cioè averlo così, non motivato, quasi come Domenico quando viene qua, non ha senso. Cioè, che in realtà non è un'esagerazione. Scusa, con quale macchina Guido, sei arrivato qua? Guido, secondo me un altro errore, sai qual è stato? Dare la fascia di capitana a Insigne. Perché questo è un bel punto. Perché, sai perché? Perché un capitano deve proteggere la squadra. Lui invece mi sembra che si vuole far proteggere. A proposito di Insigne, mi ha sorpreso Ancelotti nel mettere quella formazione. Cioè io avrei dato per scontato la presenza di Milik, ecco, in campo a fianco di Mertens, con Insigne che praticamente non giocava da un mese. Mi ha completamente sorpreso. Mi rendo conto che forse... Ma io pure col Chievo... L'aveva detto, la settimana scorsa l'avevo detto, Alessio.
Sì, Luigi quindi l'aveva detto, confermo, ma anche io l'ho trovata strana. Come adesso ti dico che con l'Arsenal, secondo me, sempre secondo me, dovrebbe la stessa formazione che ha giocato con Liverpool, con la difesa a tre, con Maximovic a destra, Kyrgios e Koulibaly, i due esterni alti, e aggredirli così. Io penso che al di là delle questioni tecniche, poi un allenatore faccia anche altri tipi di considerazioni. Certo, e su Insigne, certo, giusto per dare il mio contributo alla tua affermazione, siano state fatte altre considerazioni. Cioè, l'andava un attimo messo a tacere, un mezzo polverone. Sa tanto di spogliatoio, sì, quella presenza di Insigne da titolare. Particolare. C'era un bel polverone che si era già alzato. Sì. Su Insigne, parte, non parte, rimane, non rimane, vuole rimanere, vuole andare via e così via, quindi andava messo un po' a tacere e ha ragione Domenico, perché non solo ha fatto tutta la partita a Londra, ma ha fatto pure quella successiva tre giorni dopo a Verona. Certo. Cioè è assurdo che... In effetti. Farlo recuperare un po' di condizione. Nella partita più importante dell'anno, no, gli fai recuperare la condizione. No, là io la vedo come qui, cioè là mi sembra proprio una cosa proprio societaria, dove per la serie io faccio giocare Insigne, il capitano, la partita più importante, proprio per dire il simbolo a stampa e tutto il resto, Insigne è un caposaldo del Napoli e non si tocca. E sacrifico una partita per mettere questa situazione in chiaro. Cioè io la leggo in quella maniera, perché non puoi avere un calciatore come Milik, il capocannoniere della tua squadra, in grande forma, cioè farlo giocare che cosa a Londra 10 minuti. Ma stiamo scherzando. Beh, lui ha comunque fatto anche una valutazione dal punto di vista tattico, no? Che... questo è quello che ha detto. Sicuramente, vabbè, ma non poteva dire altrimenti. Se fosse molto... vero quello che noi stiamo dicendo, lui non l'avrebbe mai detto in pubblico, no? Certo. Lui si è affidato giustamente alla coppia dei piccoletti, però non per mettere in difficoltà la difesa dell'Arsenal. Noi non la prendiamo come la verità assoluta, questo voglio sicuramente dire. Però il discorso è questo, che ma di là o meno è proprio la squadra che è venuta meno nella partita fondamentale, è quello che preoccupa maggiormente, certo. Perché non è solo stato con l'Arsenal, è stato col Milan che siamo usciti dalla Coppa Italia, anche con la Juve, tanto per dire, comunque in alcune partite fondamentali proprio di scontro diretto, cioè noi abbiamo vinto solo con la Roma, perché poi con le altre partite, cioè con l'Inter hai perso e hai pareggiato in casa, mi sembra 0-0, non mi ricordo. No, io sono perfettamente d'accordo, anche perché nel girone di Champions, per esempio, dove abbiamo fatto benissimo, non abbiamo mai avuto la partita dentro fuori. Esattamente. Cioè noi abbiamo fatto benissimo, perché forse nella nostra testa abbiamo sempre avuto l'idea della possibilità di poter rimediare dopo. Certo. No, ma quindi ma non fanno testo, cioè, per un certo punto di vista non fanno testo quelle partite lì. Guido, ti faccio una domanda, tu che stai è valsa la pena per fare un turno in bravo, tour in bianchi, diciamo, un turno in più di Europa League con il campionato dell'anno scorso? Non ho capito la domanda. Cioè, non siamo tanti positivi per quanto riguarda il passaggio del turno, quindi il Napoli ha fatto un turno in più in Europa League. Però, rispetto all'anno scorso. Il campionato dell'anno scorso. Ah, ok, ho capito che vuoi sacrificare il campionato per un turno in più. Cioè, è valsa la pena. Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto che in campionato non c'è storia. Partiamo da questo presupposto. È vero. Quindi noi dobbiamo vivere sostanzialmente di gloria. Eh sì, perché così noi dobbiamo cibarci di gloria. Questo noi dobbiamo partire per avere i piedi per terra, dobbiamo cibarci di gloria. In campionato sicuro. In Europa, in Champions sicuro, perché anche lì vai avanti. Ma vabbè, in Champions abbiamo fatto un bel girone. Sì, ho capito, ma poi dove arrivi? Arrivi ai quarti? Arrivi in semifinale come ha fatto la Roma? E poi sempre di gloria ti devi cibare. E quindi, per me andare sul campionato, lo so che quest'anno non si poteva andare. Però è stato brutto che dopo 10 partite, dopo 9 partite, avevamo 10 punti dietro. Allora, dopo sì, però partita, io già era finito. Io faccio un altro ragionamento.
Io sono quest'anno sono deluso ad oggi. L'anno scorso ero felicissimo. A me non è fregato niente lo scudetto. Bravo. Non vinto. Perché che poi sul campo l'abbiamo vinto l'anno scorso, sono paragonabili. Sì, a che poi mi ricordo da ragazzo sul campo l'abbiamo vinto. Sul campo l'abbiamo vinto l'anno scorso. Sì, ma a me non, non ci titolo sta, interessa fino a un certo punto. Io ho mi dispiace per lui che è juventino, però l'anno scorso io ho goduto. Ok, mi sono divertito l'anno scorso. No, io mi sono cibato di quello. Quindi concretamente il Napoli la possibilità di vincere dove ce l'ha? Su una parte. Oh, allora guardiamo, forse probabilmente forse l'Europa League. In Europa League, forse, o la Coppa Italia. Sì. Poi mettiamoci un bel punto, perché poi per il resto è tutta vero. Gloria, non è che quindi la gloria basta che arriva, come arriva arriva. Basta che arriva. Quest'anno non è arrivata ancora. Poi se facciamo il partitone giovedì e passiamo, poi, facciamo poi anche diciamo, se non la vinciamo, però viviamo di emozione anche quest'anno, va bene. Poi ma diciamo oggi, che per me è sempre un anno positivo, perché in realtà almeno è varsa a far conoscere Angelotti i giocatori che debbano restare, non restare, per il prossimo anno che sarà decisivo. Positivo positivo. Per Don Aurelio sì, è stato però positivo, mi fa pure male, perché mi fa pure male che alle tre Napoli... prima del Genoa, Napoli-Genoa mi sembra, alle 3 di pomeriggio a Margellina c'era un sacco di persone. Quando gioca il Napoli non c'è nessuno. Non c'è più quell'affezione ovviamente di prima. Penso che più avanti si va, peggio sarà, perché voglio dire, sì, dobbiamo vivere giustamente di emozione, di gloria. Voglio dire, è inutile, l'importante è partecipare. L'importante è partecipare. No, partecipare non ma per il presidente, perché giustamente. No, cioè, ma però guarda, io non sono tanto d'accordo il fatto di divertirsi, è vero che tu devi, però comunque almeno un minimo di competizione ci deve stare, che altrimenti voglio dire. Io sul suo discorso del perché poi ci sono due fette, no? Ci si divide tra chi ecco vuole il risultato, cioè preferisce il risultato, chi preferisce il bel gioco, le emozioni e tutto il resto. Io penso che, secondo me, immaginando come se fosse tipo un triangolo, a un certo punto emozioni e poi risultato si vadano ad associare, ad intrecciare. Cioè, come sei romantico, come di la verità, ti ho stupito. Bellissimo. Ma dove l'ha preparata? Scusa. No, si è acceso l'interruttore che era un po', faceva un po' difetto. E volendo appunto fare un discorso un po' più serio, diciamo l'animo è un po' contrastante, nel senso che diciamo negli ultimi anni è come se il tifoso del Napoli avesse fatto il buon gusto, no? Cioè noi veniamo da stagioni, diciamoci la verità, con dei personaggi che hanno giocato nel Napoli che non potrebbero giocare nemmeno il giovedì a calcetto insieme a me a Guido, te. Quindi no, Guido c'è cioè, e invece noi ci ritroviamo dopo anni e anni, quest'anno sarà il quarto anno di fila che andremo a disputare la Champions. Cioè il tifoso del Napoli degli ultimi dieci anni si è un po' abituato bene. Mo adesso è anche un po' insito, un po' naturale che si vuol arrivare al trofeo. Allora ecco perché magari viene meno un po' l'entusiasmo in casa, ecco che scemano i tifosi, seguono meno le partite, ovviamente si segue più da casa, in maniera disinteressata, perché secondo me si è arrivato a un punto tale che bisogna chiudere un discorso con un trofeo, cioè ridare un po' l'infa vitale. Però guarda, io ti dico una cosa, mo come diceva Guido, ma al di là del fatto delle emozioni, trofeo o non trofeo, comunque l'anno scorso non dico che è stato acceso il campione fino all'ultima partita, tanto per dire, ma almeno c'era quella competitività che ti ha portato fino all'ultimo. Mo non l'hai vinta, lo sappiamo anche il perché. Però quest'anno te lo spiego dopo. Il camerino. No, non è vero, non lo so, come mai la Juve ha vinto? Vabbè. Perché Spalletti fece quel cambio. Vabbè, al di là di tutto, voglio dire, però quest'anno quello che ho notato è che proprio non c'è stata proprio nessuna partenza, cioè è come se fosse stata assegnata alla Juve lo scudetto proprio già nel calcio mercato con l'acquisto di Ronaldo. Diciamo la fortuna di De Laurentiis è vero, ci sta portando ogni anno in Europa, ma pure perché?
perché rispetto a prima chi partecipava alla Coppa dei Campioni andava solo chi vinceva il campionato, no? Voglio dire, altrimenti De Laurentiis se la vedeva proprio nel binocolo di partecipare alla Coppa Campioni. La sua fortuna è che da lui, quando giustamente ha preso il Napoli con la presidenza, quindi con la proprietà, è stata la fortuna del calcio italiano di avere quattro squadre, ultima ne tre per giustamente per mancate. Vabbè, no, no, fermati. È la fortuna anche dell'era moderna del calcio, perché altrimenti, voglio dire, ragazzi, ma altrimenti quando partecipavamo? No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché questo no. il fatto che ci siano quattro possibilità non significa che pur facendo male ci vada. Tant'è vero che Inter, Milan, Roma, dove sono? No, ma attenzione, dove sono? No, ma io scusami, non può essere cancellato. Forse non mi sono spiegato bene. Io non sto dicendo questo, che è vero che manca il Milan, voglio dire, all'epoca d'oro con l'Inter, Milan, il Napoli probabilmente non ci avrebbe proprio partecipato. E infatti è andato a fare l'Europa League nei primi anni che il Napoli e De Laurentiis ha fatto il presidente. Il discorso che io volevo fare è che sì, non possiamo fare, perché lui ogni tanto fa il paragone col vecchio, che fa il paragone col vecchio calcio Napoli. No, non lo puoi fare, perché prima andava in Europa e era un metodo diverso. E lui questo discorso lui lo deve fare per, voglio dire, per i propri interessi, perché giustamente parliamoci che lui ha dichiarato sempre che lui dello scudetto principalmente non se ne importa. Lui non è che deve lui deve difendersi sostanzialmente, appunto, ma deve difendersi dalla cecità della gente. De Laurentiis deve difendersi dalla cecità della gente, perché non si può non riconoscere, al netto di tutte le cose che non ha fatto, e secondo me quest'anno, dopo Dico Quale, ha fatto un errore molto grave, però non vanno cancellati dei meriti. No, attenzione. Allora lui è normale che ti faccia il paragone col passato, ti dica che stanno avanti a Inter, Milan e Juve. Cioè, rispetto è normale, al passato non è comunque perché scontato perché deve dare merito a se stesso, no, perché scusami, non glielo riconoscono. No, ma allora sicuramente io non sto contestando questo, che lui non è stato bravo, perché comunque ci sta mantenendo una posizione anche in campionato, che voglio siamo nelle prime posizioni. Però il discorso che lui, giustamente tornando anche all'anno scorso, e voglio dire quest'anno come si giustifica, no? Perché l'anno scorso Sarri non ha mai vinto niente. Sì. Fammi finire. Sarri non ha mai vinto niente. E fammi finire. Hai parlato troppo. Perché quest'anno, che giustamente il Napoli, me lo auguro che andrà fino alla fine a fare la finale. Però voglio dire come si giustifica quest'anno, che anche Ancelotti non ha vinto nulla. Ma non era poi un anno per allora vincere, quest'anno ti do sto tanto ragione. Okay. No, perché sembravi sembravi Domenico, non... quest'anno ti do ragione, perché tu d'estate, tu De Laurentiis, non puoi parlare di scudetto. Questo è stato un errore, perché se parli di scudetto o di vittoria, purtroppo ci stanno gli striscioni tipo quelli che sono comparsi stamattina. Pretendiamola. Che sono probiusi. È vero. Però ci stanno. Perché se tu me lo prometti, con una Juve di quella portata, con un giocatore di quella portata, sei... Guido, io mi riallaccio al discorso precedente, cioè che De Laurentiis, è vero, ha fatto tanto. Nessuno lo condanna, però a me tifoso, mi è brutto che all'aeroporto gli si chiede: presidente, voglio vincere, allora ti fa per la Juve. Cioè, non sono cose da dire. Aldo, rispondi tu a questa osservazione. Questo ne avevamo già parlato prima, diciamo appena arrivati. È stata assolutamente una calata di stile, una caduta di stile di De Laurentiis, perché il tifoso va anche preso un pochettino in giro, tra virgolette. Quindi è una domanda di un tifoso: vogliamo vincere, si possono dire tante cose, no? Sì, ci stiamo attrezzando, guaglio, stai vicino, no, vai a fare per la Juve. È stata veramente una caduta di stile. Aldo, e poi dall'esterno, perché tu comunque da grande sportivo segui il Napoli, anche grazie alla passione di Loredana, che salutiamo, approfittiamo, le mandiamo un bacione. Dall'esterno, come vedi appunto il campionato del Napoli, se concordi con gli amici, nel senso
del sacrificio, tra virgolette, del campionato, dell'annata, comunque fallimentare, non fallimentare? È assolutamente un anno di transizione, cioè è tutto giusto quello che è stato detto. Non si poteva sperare che Ancelotti facesse il miracolo. A mio avviso, una cosa che qui non ho sentito dire, magari... Sei intelligente e normale. Ma tutto dal lato sinistro del estremo sinistro. Nel senso, secondo me ci stanno troppi giocatori cotti nel Napoli. Ci deve essere un cambio forte, bisogna trovare quei 4-5 giocatori su cui... Vogliamo i nomi, accendiamo un po' la questione. Non me ne vogliate, secondo me non sono più da Napoli Mertens, Caglion, non sono più da Napoli. Io mi terrei Insigne perché a me piace come giocatore, Milik assolutamente. Chiaramente la difesa, Koulibaly, però io ho paura che il buon De Laurentiis, qualche sirena cercherà. E poi ci deve trovare, secondo me, un paio di giocatori leader che per i giocatori che rimangono, quelli diciamo anziani, siano da traino. Posso farti una domanda? Assolutamente. Per fare cosa? Ma quantomeno per lottare. Quanto vabbè, meno. Però detto non così, vinci, non allora, vinci, ma almeno, cioè, almeno non è solo importante partecipare. almeno io la vedo in questa maniera. Ragazzi, che ma qui siamo di fronte ad una Juve che fa 100 punti a campionato, 100 punti a campionato. Ho capito. E se non li fa quest'anno, non li fa perché si riposa. No, anche già perché si sta riposando, sì, perché però, regala. Scusa Guido, ma se non mi d'accordo. No, io non sto dicendo che la Juve non lo vinca, o anche l'anno prossimo non lo vinca di nuovo. Però io quello che dico, il Napoli quest'anno, parlo del Napoli, non parliamo delle altre squadre, ha tirato i remi in barca, ma molto molto prima. È questo che io condanno. Mo che lascia che tu poi non ci arrivi, perché non ci arrivi, ok? Però voglio dire, quello che è mancato proprio, cioè proprio che già dopo 10 giornate, parliamoci chiaramente, il Napoli già aveva 9 punti. Vabbè, il Napoli ha mollato definitivamente quando ha perso in casa con la Juve. Ho capito. Sostanzialmente. Sì. Allora, ti faccio una domanda. Se giovedì fai il miracolo e arrivi avanti in Europa, allora, diresti le stesse cose? No, allora attenzione. Io per me non è che sto dicendo che la stagione è fallimentare. La stagione era fallimentare, sai come? Che il Napoli non andava in Champions. Ok. Questo era il fallimento. È vero. E questo non c'è stato. Mo ci può stare che tu giustamente stai giocando con l'Arsenal, non stai giocando di nuovo col Salisburgo, col Zurigo, no? Stai giocando con una squadra che in Europa comunque ha esperienza. Poi c'è un allenatore che del Napoli, l'Arsenal, non è no, vabbè. C'ha comunque Emery sulla panchina, che è un ottimo allenatore, e specialmente in Europa League, che l'ha vinta pure 3 volte. Quindi stiamo parlando di una squadra competitiva, non stiamo parlando di una squadretta. Quindi mo ci può stare che può essere eliminato, è l'approccio che dicevamo prima che è sbagliato, questo che forse va condannato. E ti ripeto, la stagione fallimentare, è mancata un po' la concentrazione in campionato, probabilmente per motivi di motivazioni, no? Voglio dire proprio di carenza, proprio che la Juve ormai è scappata e quindi hanno mollato. Però ti ripeto ancora una volta, è che il fallimento era sicuramente se non andavi in Champions, per me. Sì, sono... Ma quello di Laurentiis, questa ci sarà ad Angelotti. Detto, arrivo pure al quarto posto, però vai avanti in Europa. Difatti lui lo sta facendo. Ragazzi, ma allora, su questa cosa noi dobbiamo dire le cose vere. De Laurentiis non è vero che non vuole vincere, ma è vero che se non vince... nulla succede. Veramente si vuole valorizzare il parco giocatori, ok? E vuole arrivare in Champions, perché la Champions gli porta introito e la valorizzazione dei calciatori gli porta plusvalenza. Questi sono i due motivi per cui il Napoli vive. Allora, Guido, è vero, per cui il Napoli è vero, vive, però, perché altrimenti noi stiamo in metà Guido, classifica. È vero, siamo da 11 anni in Europa, però io tifoso, io voglio vincere. Ma non ha senso questo discorso, io voglio vincere. Non ha senso. Scusami. Non ha senso, perché tu devi capire... Luigi, tifo per un altro. Tifo per... Senta, allora, non ha senso. Allora, sì, da lei, no. Siccome lui le cose non le sa, io penso, in generale, non soltanto tutte le squadre potete fare. Allora io
facevo il raccattapalle quando l'inaugurazione dello Stato di San Paolo, dove 6 dicembre 1959, Napoli 2-1. Avevi 10 anni. Figur di sicurezza di Fabnare la squadra. Impossibile, impossibile. Stai ancora in tempo, eh? Mai, mai nella vita. No. Ma non puoi pretendere di vincere. Capito? Ma come? No? Ma scusa, ma allora meglio i tempi di Amadeo di Vinicio. Hai solleticato la sua. Si comprava Altafin. Hai la sua rabbia. Sì, Altafin. Si riempiva il San Paolo con cifre Altafin, 90.000 persone. E vedevi lo spettacolo contro le squadre di. Grandi squadre, perché poi con le piccole pure facevamo bluff per apparenza. Allora questa era questa, dobbiamo tornare qui da in bilan. Scusa, all'epoca si faceva una partita di Coppa delle Alpi di Euro. Ma se non hai la macchina sai andare a piedi a Roma in un'ora o in due ore? C'entra, devi avere gli strumenti per oggi ottenere le cose. Ci stanno tante competizioni, ci sta una Coppa Italia, ci sta un'Europa League. Ti puoi fermare. Non ce l'hanno fatta, nessuno di tutte le parti. Ok. Né la Coppa Italia. Spero che con l'Arsenal passiamo e discutiamo e che vinciamo. Tanto se passiamo con l'Arsenal andiamo direttamente in finale, perché ho il Valencia, ho il Villarreal, li facciamo fuori, quindi ce la giociamo probabilmente col Chelsea. Lasciamoli a casa, verrebbe da dire. Non si può mai sapere. Finale col Chelsea, allora, un melodramma della storia dell'Arsenal. L'Arsenal vale il Liverpool? No. Vale il Manchester City? No. È una squadra alla nostra portata. Fuori casa, c'è una difesa che è scarsa, possiamo fare un bel 4-1-5-1. Con l'Arsenal me lo auguro, non dico 3-0 perché probabilmente il gol lo subiamo, però lo posso, da tifoso io lo spero, rimaniamo allo stadio San Paolo, ci andiamo a giocare la finale. Io richiamerei Benitez, almeno abbiamo vinto due trofei. Oggi è il compleanno di Rafa, facciamo auguroni Rafa e lo salutiamo che sicuramente ci starà guardando. Intanto guardiamoci il box dei tifosi, poi rush finale, parliamo proprio di Napoli-Arsenal. La partita è stata una grande partita performance di Napoli, non c'era proprio partita, diciamo, il Chievo comunque una squadra che oramai aveva poco da dire al campionato, il Napoli assolutamente doveva rappresentare comunque il Napoli e vabbè, tre gol alla grande, una grande partita anche per caricare comunque questo Napoli e questi giocatori per la partita comunque di Europa League, che là dobbiamo arrivare alla grande. Non c'è alternativa se non quella di lottare dal primo fino all'ultimo minuto con le squadre inglesi. Beh, finalmente abbiamo visto dei gol. Comunque un buon Napoli, una buona speranza per giovedì. Si è visto un Napoli forte, un Milik trapendente, un buon Insigne. L'ultimo Kalinic sta incominciando a si mettere in forma. Comunque un buon Napoli, speranza ci sta, vinciamo, dobbiamo vincere, dobbiamo superare, altrimenti questa stagione va a finire proprio all'altra parte proprio. Partita di ieri non decifrabile contro una squadra che matematicamente era in Serie B, però è stato un ottimo viatico per la partita di giovedì dove ci giochiamo la stagione in pratica, sperando in una rimonta. Una rimonta contro l'Arsenal. Mi fa piacere Carlo, che devi fare? Quest'anno non hai vinto il campionato, ma lo vinci. Ne hai vinti tanti nella tua vita di campionati. Eccoci qui ritornati, abbiamo ascoltato il vox dei tifosi con anche un tifoso d'eccezione nel finale, Lino Banfi, che manda il suo messaggio a Carlo Ancelotti. Guido, Napoli-Arsenal, primo interrogativo, che formazione schiereresti se con il tridente, almeno con Insigne, Mertens e Milik, Milik sì, Milik no, Meretto, Spina, andiamo noi a giocare, invochiamo Domenico, com'è l'avvocato, la situazione? Allora, sembra che ci si stia, anzi si stiano orientando per un tridente. Sì. Io non la penso così. Io terrei tra le mie frecce uno dei piccoletti, perché
credo che durante poi la gara se ne possa aver bisogno, voglio dire, di un cambio di, proprio di ritmo. Quindi un giocatore o come Insigne o come Mertens che subentra, penso che sia utile averlo. Cioè partire con i tre, certo, ti può andare bene, nel senso che la raddrizzi subito la gara, ma se poi non succede non hai... Devi essere anche attento per non subire gol, ovviamente. Quindi... Anche, ovviamente, ma dico, se dovessi avere proprio necessità di cambiare ritmo, esatto, cambiare qualcosa anche tatticamente, non hai, a parte un asso, voglio dire... solito uomo della disperazione, altro, poi che viene gettato nella mischia, nel finale, sì, alla un repaccio. Po' di entusiasmo, Guido, dai. No, non ce l'ho, Guido, ti posso fare solo quando l'ho visto prima, poi mi è passato. Ti posso fare una domanda? Certo. Guido, giovedì sera la differenza tra Unas e Douglas Costa. No, ma giusto, l'età. È l'età. Le basta, solo l'età. O il colore della pelle. No, per essere razzista, per l'amor di Dio. È un 20 km orari di differenza. Esatto. Giusto. Io questa sto, allora, allora i miei che non fa, io sto avendo tante risposte dall'anno scorso perché non giocavano. A parte già Maksimović. Non è da Napoli. Con i due da cambiare, Aldo, scusami. Abbiamo interrotto cambiare, il povero Dugo. Da cambiare sono i primi due che da cambiare sono gli esterni bassi, destra e sinistra. Proprio da cambiare subito. Lui ci ha interrotto, Guido, che no, aspetta, Guido, voglio rispondere perché non giocavano, perché l'anno scorso discorso, siamo arrivati a 4 punti dalla Juve, questa è la soluzione, lui. Ma giocavano che erano buoni. E appunto. Siamo esatto, arrivati a 4 punti. Momento verità questo, se gioca per lui, se è solo robustito, poi nient'altro. No, tu vabbè, già è qualcosa di importante, insomma, una maturazione dal punto di vista. Tutti quelli che vanno alla Juve si robustiscono. Però dopo ci facciamo dire un po' la schedina da... Ma lui fa così, poi io l'ho vista la sua schedina, che fa tutto il pezzino. Guarda, io della partita di giovedì, te lo ripeto ancora una volta, l'unico timore, l'unica voglio preoccupazione è quella distrazione di quella frazione di secondo che ti può portare al gol dell'Arsenal e ti fa... Io anche neri, sono d'accordo con lui, anche se ho detto... La vedi nera, segna Fulipalino. Volevo invitarvi giovedì sera ad andare a una lezione di tango. Però da tifoso, spero 4-1-5-1. Ah, però in realtà la situazione però... è come... Luigi, la vedi nera, segna Fulipalino, quindi... E speriamo per la tripletta. Vabbè, mamma mia, di nuovo Aldo, un po' di ottimismo, non lo so, Aldo, aiuto. Guarda, io allora fino alla fine, Aldo. Assolutamente fino alla fine. Aldo, stasera non ti abbiamo fatto vedere la partita della Juve, quindi già stare. Esatto, siamo stati cattivissimi. Pure con i telefoni spenti, vabbè. Esatto, proprio la tragedia. No, a me non dispiace la formazione che pare si stia orientando sul 4-2-3-1. Onestamente non mi dispiace. Sempre d'accordo. Però chissà perché, ma secondo me è quel posto là proprio che si fa polemica. No, nel senso non mi dispiace, quindi con Insigne, Mertens, Caglion e Milik, l'unica cosa che mettere anche Zielinski subito nei due invece me lo terrei come, ecco, una famosa subentrante che Zielinski l'anno scorso quando subentrava spaccava molto la partita, quindi questa è l'unica cosa, ma per il resto fino alla fine Napoli. Comunque io non credo che faccia il 3-5-2, la difesa a 3 cambierà in questo, sì, uno dei piccoletti come dice Guido me lo tengo fuori, sì, e poi lo butto dentro al momento opportuno. Domenico. No, io vabbè, insomma, al di là del disfattismo parole d'amore nel frattempo del disfattismo generale, ovviamente da un conto è lo spirito del tifoso e ovviamente ci si augura sempre che tutto possa accadere e quello è, lo diamo per scontato, la partita perfetta, perché per passare il turno bisogna fare una partita perfetta, un po' come, ecco, parlando di Juve, ogni tanto viene pure sta Juve, un po' come la Juve ha fatto con l'Atletico Madrid. Ci vuole qualcosa in più, ma soprattutto ci vuole l'estro, cioè queste sono quelle partite che possono essere decise da, cioè, da elementi che hanno un pizzico di talento in più rispetto alla norma. E un po' di culo in più.
Ma la fortuna talvolta ti gira anche quando poi sei tu ad andargli incontro, a tendergli la mano. È ovvio che se ti complichi la vita andando in campo col timore, con la paura, è ovvio che la fortuna ti gira le spalle. Quindi diciamo che io sarei la prossima volta che lo inviti e lo presenti devi dire Domenico Imperatore poeta. No, vabbè, ma che giustamente poi manca il cuoricino. I tecnici siete voi, io che sono, diciamo così, un osservatore appassionato. Ma noi siamo tifosi, non tecnici. Il tecnico, no, io mi riferivo dal mister. Prende in giro. No, io invece sarei un attimino un po' più prudente, ritornando al discorso della formula tattica, perché è molto rischioso, cioè il 3-4-3 o 3-5-2 sì. È molto rischioso. È vero che devi immediatamente recuperare e riascendere il risultato, però devi avere gli occhi aperti perché becchi un gol, c'è corna a terra, becchi un gol, primo tempo. Io ipotizzo Mertens fuori. Come? Io credo che Mertens non state parta, spezzando il cuore non stasera. Parta titolare. Vedremo. Difatti, ieri si diceva come si fa a lasciare fuori Insigne, che il capitano. Parecchi tuoi colleghi dicevano questo. Milik non lo lasci fuori perché lo hai già lasciato. Siccome sacrificherà, come dice Guido, Mertens sarà sacrificato per questo, perché secondo me gioca col 4-4-2. Io pure credo col 4-4-2 perché Angelotti è innamorato di questo. No, ma anche perché Mertens, però, poi tra i tre è quello che da subentrante rende meglio, indubbiamente. È verissimo, noi speriamo ovviamente che sia prima di tutto una bella partita, di emozionarci e ovviamente che il Napoli riesca a passare il turno e capovolgere. Vedo qualcosa di strano alle mie spalle, ecco, sciarpettina, vabbè, ci sta. Abbiamo fatto un fatto. Stasera gioco la Juve, stasera si è arrossato il braccio. Sì, infatti c'è stata una reazione allergica. Alessia, buonasera. Grazie, arrivederci. Lui lo sa, io voglio bene, però... Se sapevo che invita, cioè nel senso voglio dire, veramente noi amiamo ogni squadra, ma io ero un tifoso del Napoli, ho incontrato De Laurenti, ho detto voglio vincere, mi ha detto tifa per la Juve. L'hai preso in pieno. Esatto, noi siamo in chiusura, cari amici, spazio e saluti. Chi volete salutare? Finale atipico oggi. Io saluto te e ti ringrazio. Grazie a te Guido Gaglione. Grazie Aldo Cavallo, grazie mille. Grazie a te Alessia. Forza Napoli, Aldo. Sempre, assolutamente. Mario. Si prende il microfono. Come al solito. Non lo so, stasera è stato un birbantello. Io lo so, gli avvocati, girano, sempre queste cose. Già sappiamo perché ci sono gli avvocati nei club. Esatto, che portano i soldi. Perché portano i soldi. Esatto. Però io sono l'eccezione che conferma la regola. Nei club Napoli, presidente, vicepresidente. Sono tutti avvocati. Va bene, io intanto ti saluto e ringrazio a tutti. Grazie Mario Venditto, grazie. Luigi Montella, Alessia, la nostra ti saluto mascotte. Pure io e saluto tutti i telespettatori. Domenico Imperatore, grazie mille. Luigi, Luigi ti voleva dare il doppio. Un po' di ottimismo ci vuole, ci lasciamo col sorriso perché poi fondamentalmente sempre lo sport deve unire, deve soprattutto divertire. Quindi io mi auguro che il Napoli possa vincere e poter commentare poi da qui a una settimana il passaggio del turno del Napoli, ma anche se il Napoli non dovesse passare, noi rimaniamo tifosissimi. Abbiamo l'ha promesso che se il Napoli microfono passa, Luigi, microfono, è che è una cosa importante per me. Se il Napoli passa offre una pizza 1, a tutti 1, 2, 3, 4, 5, 6, pizza Luigi, però se il Napoli passa non l'aveva detto, aveva detto offro la pizza a prescindere. Come bugiardo. Ma già si è cominciato a raddrizzare. Ti raccomando, pure a Loredana. No, io farei, allora se la Juve vince lo scudetto io mi farei offrire una cena. Vabbè, questo lo può fare. Ma lui lo farà se vince la Champions. No, perché vista l'incertezza io quasi mi... Se il Napoli vince la Coppa Italia
ecco. Sicuro una grande cena. Una grande cena. Una grande cena, allora, prendiamo, a tutti. Allora, se prendiamo la bolletta, una pizza. Una pizza, però, da dividere tutti. Cari amici, siamo arrivati non alla pizza ma alla frutta. Alla frutta. Esattamente. Quindi vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di seguirci anche sui social, in streaming su www.teleprima.it, su Facebook, siamo ovunque. Io approfitto, saluto la mia mamma perché dice che non la saluto mai, quindi ne approfitto in questa occasione e ne approfitto anche per farvi gli auguri di buona Pasqua, visto che ci rivedremo direttamente martedì prossimo, sempre con Aria Golla. Alla prossima.